Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. E questa sera devo dare il benvenuto, non il bentornato al nostro ospite, non perché sia la prima volta che partecipa ad Acropolis, ma perché la prima volta che lo fa nelle nuove vesti. Mi sono quasi sorpreso, ho visto un rapporto di conoscenza diretta che c'è ormai da tanti anni. E sto parlando dell'assessore alle politiche agricole della Regione Abruzzo, Dino Pepe. Buongiorno carissimo Alfredo. Buonasera assessore, benvenuto da assessore. Grazie, perché grazie a voi. Fino adesso era venuto come sindaco di Torano. È vero. E tante quindi, volte come sindaco di Torano. Poi come consigliere, mi sembra, prima del appena eletto e poi dopo. Durante la campagna elettorale, poi ci siamo visti per altre trasmissioni, ma mai. Con me. Mai con te. E ogni tanto mi viene da chiamarla sindaco, le manca questa carica? Beh, io penso che fare il sindaco sia un'esperienza bellissima, meravigliosa, essere sindaco di una comunità e ricevere un dono davvero, davvero meraviglioso da parte dei propri cittadini. Io dico che tra tutte le deleghe che sono state assegnate e che vengono assegnate, forse la sua è quella più azzeccata, nel senso che lei viene da Torano, il paese del gusto, come lo chiamate, il paese della famosa sagra, il paese del vino, e il paese anche della campagna, quindi la delega alle politiche agricole era disegnata a pennello per lei, anche se lei poi nella vita fa altro. Sì, ma sono molto legato al mio ambiente, al mio territorio, lavoro in una banca di credito cooperativo, quindi una ex a volte case rurali, banche, case rurali quindi. Appunto, quindi molto legato al mondo agricolo. Voglio ringraziare davvero il Presidente D'Alfonso che mi ha affidato questa delega bellissima, molto complessa, molto impegnativa, ma si lavora in un mondo assolutamente interessante che riuscirà a dare una risposta importante anche a livello economico nella nostra regione nei prossimi anni. Lei ci ha pensato mai che una volta quando faceva il viaggio all'estero lo faceva per andare a Cacabellos in Spagna, dove c'era un gemellaggio con Torano? È vero. Oggi invece gira l'Europa come assessore alle politiche agricole. Ma anche in quell'occasione il nostro gemellaggio era legato al vino, era legato al mondo vitivinicolo. Grazie al movimento delle città del vino riuscimmo a fare quel bellissimo gemellaggio con questa cittadina della Spagna del Nord, molto legata al vino, e fu un'esperienza assolutamente meravigliosa di unione, di fusione di due mondi agricoli così distanti, quello di Torano e quello di Cacabellos, ma poi siamo riusciti a dare delle risposte importanti anche dal punto di vista sociale con lo scambio di ragazzi durante l'estate in Spagna e in Italia. A proposito del vino, e qui poi introdurremo l'argomento, uno degli argomenti di questa puntata, che è ovviamente il Vinitaly, state già preparando la sagra del prossimo mese di agosto? È la 46esima sagra quest'anno, l'edizione 2015, Torano è legata alla sagra, la sagra a Torano, questa manifestazione è bellissima, questa vetrina enogastronomica che si sviluppa all'interno del nostro centro storico, così suggestivo, che si è portato a ospitare una manifestazione meravigliosa del mondo del vino, ma soprattutto del mondo agricolo regionale. Senta, Torano è caratterizzata proprio da questi 4-5 giorni che sono la sagra, mi sembra che duri 5 giorni, 6 giorni. 6 giorni, la sagra di Torano. E io ho un'esperienza particolare, nel senso che c'ero stato sempre durante la sagra a Torano, perché uno non è che poi avesse molti motivi da Teramo per venire a Torano, se non quelli della sagra o di visitare qualche cantina. E la prima volta che ci sono venuto, poi era proprio per intervistare lei, mi sono perso in un paese dove ci sono quattro vie, insomma, perché durante la sagra non ci si perde perché ci sono dei punti di riferimento, quando vanno via gli stand uno rischia di non riconoscere il paese. Beh, una sagra meravigliosa, 6 giorni, 80.000 visitatori ogni anno, una realtà. L'anno scorso avete toccato quota 100.000, mi sbaglio? No. Sicuramente. L'obiettivo era siamo quello, andati però bene nonostante la crisi generale, ma è andata benissimo, una edizione organizzata bene. Voglio ringraziare l'associazione Prologo che da 45 anni organizza in maniera perfetta questa manifestazione. E poi la prima dopo 10 anni l'anno scorso senza Dino Pepe sindaco. Con Dino Pepe assessore. No, senza Dino Pepe sindaco. Sì, sì, è stata emozionante per me perché insomma a quella sagra sono legatissimo, sono stato uno degli organizzatori sin da ragazzo, poi come sindaco, come collaboratore della Prologo.
sono legatissimo alla mia comunità e alla Sagra assolutamente, perché rappresenta per noi il fiore all'occhiello di tanta storia della nostra comunità. La Sagra del vino e della salsiccia, allora parliamo del vino. Del vino che è il prodotto tipico di Torano Nuovo, ma è anche il prodotto insieme all'olio, perché poi c'è una parte riservata all'olio della quale parleremo, il prodotto del Vinitaly. A Verona da domenica 22 fino al 25, cioè fino a mercoledì 25, ci saranno tutte le regioni italiane, tutti i produttori di vino, qualcuno forse mancherà. C'è un produttore abruzzese, adesso non è fare pubblicità, però Valentini per esempio non partecipa al Vinitaly, non so se parteciperà quest'anno. No. No, per una questione, per una scelta di marketing. Assolutamente. Non ha bisogno promuovere il proprio prodotto, Valentini è rispettabilissima questa scelta, però insieme non c'è Valentini, ma per esempio mi viene in mente, no, perché non si offenda nessuno, ma insieme a Valentini in Abruzzo c'è Pepe, che non è Dino Pepe, ma Emidio Pepe, che è di Torano. Sì, il comparto vitivinicolo per l'Abruzzo è un comparto assolutamente strategico, importantissimo. Al Vinitaly parteciperemo con 80 aziende vitivinicole regionali. La produzione di questo comparto nella nostra regione è assolutamente importante, per questo la regione Abruzzo è molto vicina a questo comparto, cerca di aiutare questo comparto, di farlo sviluppare, farlo promuovere attraverso queste manifestazioni che sono fondamentali per la promozione nazionale ma soprattutto internazionale. Le aziende stanno tornando da Düsseldorf, perché 30 aziende abruzzesi hanno partecipato alla fiera di Düsseldorf della settimana scorsa. Questo fine settimana andremo tutti al Vinitaly, sapete, la prima rassegna internazionale sul vino, e poi a giugno porteremo le nostre aziende a Bordeaux per Vinexpo. La regione Abruzzo attraverso... Beh, lì a Bordeaux è una bella lotta, eh? Sicuramente manifestazioni importantissime, ovviamente il Vinitaly è la manifestazione principe di tutte le manifestazioni sul mondo del vino. Ecco, verrebbe da dire che quest'anno quella del Vinitaly è la prima manifestazione, il primo appuntamento di una serie di appuntamenti riguardanti l'enogastronomia che poi culmineranno con l'Expo. Però restiamo aggrappati al Vinitaly, hai detto 80 cantine. Parteciperanno, l'Abruzzo avrà un suo stand. Sì, assolutamente, saremo al padiglione 12, 80 cantine, spazi dedicati, avremo l'Enoteca regionale che parteciperà con le sue oltre 400 etichette, poi abbiamo uno spazio dedicato alle nostre cantine per la promozione, la degustazione, la presentazione dei nostri prodotti, poi quest'anno abbiamo ideato uno spazio particolare contiguo allo stand, uno street food in collaborazione con il Movimento del Turismo del Vino e con l'Associazione Italiana Sommelier Regionale. Abbiamo preparato una tensa struttura a disposizione dei nostri visitatori che gusteranno, oltre al vino, anche i nostri prodotti tipici regionali. Speriamo che quest'anno sia meglio la ricezione dei telefonini, perché solitamente dentro ai padiglioni del Vinitaly è difficile beccare la linea, ma non per fare polemica, ma ci sono qui apposta, insomma, verrebbe da dire, quest'anno tutti i produttori abruzzesi saranno nello stand dell'Abruzzo o accadrà come è accaduto lo scorso anno, quando qualcuno ha pensato di andare in qualche altro stand, forse perché è più bello, saremo, o più visitato, più accogliente? No, saremo tutti nel padiglione 12 dell'Abruzzo. Senza nessuna eccezione? Tutte le 80 cantine regionali, chi con il consorzio Colline Teramane di OCG, chi con il consorzio Grande, chi autonomamente, ma all'interno del padiglione Abruzzo. Perché noi dobbiamo promuovere, oltre al nostro specialissimo prodotto che è il Montepulciano d'Abruzzo, noi dobbiamo promuovere anche la nostra regione, la destinazione Abruzzo. Molte volte ai nostri prodotti tipici manca la destinazione Abruzzo, cioè abbiamo dell'ottimo vino, ma se fosse prodotto in Toscana o in Piemonte non avrebbe nessuna difficoltà a essere promosso in tutto il mondo. Invece l'Abruzzo facciamo fatica a promuoverlo in quanto territorio. Noi, oltre al vino, dobbiamo narrare, dobbiamo raccontare il nostro territorio, la nostra qualità, le nostre ottime produzioni, ma nel contempo anche il nostro territorio, la specificità del nostro territorio. Il 40% di aree protette, il nostro
la nostra biodiversità regionale, questo dobbiamo saper raccontare attraverso la qualità dei nostri prodotti. Però Assessore, molti dicono Abruzzo forte e gentile proprio come il Monte Pulciano, che lo rappresenta in maniera perfetta. Assolutamente. È una sintesi di quello che è il nostro territorio e il nostro carattere, no? È vero, io penso che il Monte Pulciano d'Abruzzo sia il migliore ambasciatore dell'Abruzzo nel mondo. Noi comunichiamo al mondo attraverso il Monte Pulciano d'Abruzzo e quindi la presenza forte, determinata, concreta, decisa da parte della Regione Abruzzo al Vinitre e quindi con il sostegno forte alle nostre aziende. Noi compartecipiamo i loro costi al 70%, inoltre promuoviamo questa manifestazione così importante anche con una serie di iniziative di comunicazione regionali e nazionali per fare in modo che la nostra regione sia protagonista all'interno di quel comparto. Ecco, appunto, a proposito di queste manifestazioni, che cosa proporrete quest'anno a chi visiterà lo stand? Ci saranno per esempio delle degustazioni particolari, ci saranno delle iniziative dove lei sarà su praticamente tutti i giorni, sì. Dal 22 al 25 Vino Pepe sarà presente? Assolutamente sì, perché accompagneremo come regione questo viaggio delle nostre cantine per la loro promozione dei loro prodotti, ma non solo dei loro prodotti, della nostra regione e quindi delle qualità e delle specificità della nostra regione, perché sappiamo che ci sarà Vinitaly e quindi il vino sì, ma parteciperemo anche al Sol e quindi al comparto dell'olio per promuovere anche il dell'olio, settore olio. Però parleremo dopo perché apriremo una parentesi della nostra regione. Quest'anno l'aspetto comunicativo sarà molto importante, noi abbiamo suddiviso due budget, uno per la comunicazione regionale, per raccontare ai cittadini abruzzesi che cosa stiamo facendo e come stiamo promuovendo questo comparto all'interno del Vinitro, e poi ci sarà una parte nazionale della comunicazione, quindi noi presenteremo i nostri prodotti, le nostre cantine anche attraverso una serie di iniziative sui media nazionali. In maniera specifica saremo presenti sul Corriere della Sera, sul Resto del Carlino, sulla Stampa, sulla Gazzetta dello Sport, su una serie di banner di Civitta del Bere, Slow Food, Gambero Rosso, su Repubblica, su Affari e Finanze, perché siamo certi soprattutto della comunicazione a livello nazionale ma internazionale dei nostri prodotti. Nel 2014 l'agroalimentare, il vino in maniera particolare, ha registrato il più 10% di export. L'export, la comunicazione internazionale sicuramente ci aiuterà a dare forza alle nostre produzioni e all'economia regionale. Ecco, parliamo proprio della comunicazione alle quali avete deciso di dare abbastanza spazio, no? Lei ha ricordato quella nazionale, c'è poi anche quella regionale dove noi saremo protagonisti, perché io ne approfitto, se lei permette, di ricordare che per esempio TV6 sarà dal 22 al 25 presente tutti i giorni con dei collegamenti in diretta durante i nostri notiziari, due volte al giorno, più altri speciali che saranno mandati in onda durante questi giorni, più anche al ritorno dopo il Vinitaly, proprio per promuovere le cantine abruzzesi e il prodotto, il vino, no? Quest'anno appunto abbiamo distinto le due comunicazioni, quella regionale e quella nazionale e internazionale, proprio perché innanzitutto vogliamo raccontare ai nostri concittadini, ai nostri corregionali, vogliamo raccontare che cosa abbiamo fatto al Vinitaly e quindi la promozione delle nostre cantine e del comparto vitivinicolo alla nostra regione. E poi con la comunicazione nazionale e internazionale vogliamo dare un ampio respiro, soprattutto aiutare le nostre aziende circa la comunicazione internazionale, perché è lì attraverso l'export che noi riusciamo in questo contesto a fare l'economia vera. Lei ha il dato per esempio di quanti sono stati visitatori l'anno scorso del padiglione Abruzzo all'incirca? Si è fatto un centinaia di migliaia sicuramente, perché abbiamo avuto dei riscontri oggettivi molto forti sia per quanto riguarda i buyer, i visitatori, ma anche per quanto riguarda i contratti stipulati, gli addetti ai lavori che sono assolutamente soddisfatto di quello che si è fatto negli anni passati e cercheremo di confermare quel dato anche quest'anno. Quest'anno tentate di migliorare il numero dello scorso anno? Sì, tentiamo di migliorare sia la partecipazione delle nostre cantine anche attraverso l'Enoteca regionale, attraverso anche e soprattutto questa
tenso struttura che promuove non solo l'Abruzzo del vino, ma anche i prodotti tipici locali, in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e il Movimento del Turismo del Vino. Ecco, Vinitaly, vino, a proposito, qual è il suo preferito? Il Montepulciano? Ma io penso non le chiedo la cantina, perché... No, assolutamente. Ma io penso che noi abbiamo delle ottime materie prime, abbiamo un vino meraviglioso. In Abruzzo produciamo 3 milioni di ettolitri di vino, 1 milione e 2 parliamo di prodotti DOP, quindi DOC e DOCG, 1 milione e 8 di vino da tavola. Noi dobbiamo migliorare molto circa la gestione di questo vino da tavola. Noi dobbiamo trasformarlo in DOP, quindi in DOC e in DOCG per promuovere il nostro vino e soprattutto aumentare il prezzo di vendita del nostro vino da tavola. Il vino aumentare DOP... il prezzo di vendita, no, già è caro. Già è caro, parliamo... di per sé. Il vino abruzzese costa in maniera particolare, sì, poi. Però parliamo... Ma, perché lo merita, però è caro, eh. Però parliamo del vino DOP, quindi DOC e DOCG. Il problema è il vino da tavola. Lì non riusciamo a strappare un ottimo prezzo e quindi non riusciamo a remunerare al meglio i viticoltori, i produttori di vino. Quindi dobbiamo aumentare le quantità prodotte in DOC e in DOCG per fare in modo che noi si possa imbottigliare nella nostra regione per remunerare al meglio i nostri agricoltori. Però aumentiamo i prezzi all'estero, quelli in Italia lasciamoli. Sai che c'è? Sai che... Ho visto bottiglie di una cantina che lei conosce molto bene della sua zona, non facciamo il nome, bottiglie di Montepulciano ad oltre 100 euro. È un prezzo altissimo, no? Assolutamente sì, ma questi prezzi sono a testimoniare il fatto che il nostro prodotto è un ottimo prodotto, che riesce a stare sui mercati internazionali in maniera assolutamente dignitosa e quindi questo ci deve solamente inorgoglire che le nostre bottiglie hanno queste quotazioni a livello internazionale. Però lei quando sceglie cosa sceglie? In base a quello che mangia ovviamente, però preferisce il Montepulciano, il Cerasuolo oppure il Trebbiano, il Pecorino? Preferisco il Montepulciano. Quindi lei è da Rosso. E io penso che il Montepulciano rappresenti l'Abruzzo in maniera totale, prima, sì. In maniera completa, molto comunicativa. Adesso dicevamo Vinitaly, non solo vino ma non solo, perché c'è anche Sol, Sol e Agri-Food mi sembra che sì. Si chiami il padiglione, dove ci sarà per esempio anche il GAL leader teramano, che avrà un suo stand 100 metri quadri per promuovere il territorio, i prodotti, l'olio del territorio teramano e anche altri prodotti. Ecco, quest'anno non è stata una grande annata per l'olio, ne abbiamo parlato. Come si fa a promuovere un prodotto che per motivi naturali non è andato bene? Quest'anno abbiamo avuto una grande crisi dell'olio, il settore olio ha avuto purtroppo una perdita di produzione molto importante, non solo in Abruzzo, ma per tutta l'area mediterranea. Appunto per questo noi dobbiamo migliorare e continuare la comunicazione del nostro prodotto olio. Tante aziende hanno comunque raccolto, non le produzioni degli anni passati, ma hanno raccolto, le aziende che hanno saputo trattare e seguire le loro produzioni hanno raccolto e lì saremo presenti con oltre 20 aziende del settore olio al Sol per promuovere questo comparto che sicuramente deve crescere ma ci darà grandi soddisfazioni negli anni futuri. La maggior parte delle aziende da dove viene? A parte il Pescarese con Pianella e le zone limitrofe, poi c'è il Teramano con la zona di Morro d'Oro, esatto. Notaresco. Poi? Abbiamo delle aziende importanti ovviamente del Pescarese, del Teramano ma anche del Chietino che rappresentano un po' tutta l'Abruzzo, certo la parte aquilana dove si svolge un'agricoltura eroica, devo dire, non è semplice, ma nelle altre tre province il settore olio sta andando bene, nonostante le criticità di questo anno. Purtroppo la stagione 2014 è stata disastrosa, poverissima, ma non solo in la Abruzzo. La mosca, le piogge. La mosca olearia e poi il maltempo, le condizioni climatiche hanno drasticamente ridotto la produzione. Temete il confronto con i produttori delle altre regioni? Faccio l'esempio per esempio della Sicilia, della Liguria, della Toscana. Sicuramente. Con il prodotto che avete a disposizione? Noi abbiamo un ottimo prodotto, sicuramente le loro quantità sono
enormi rispetto alle nostre, ma noi abbiamo davvero un ottimo prodotto. Noi abbiamo due consorzi che gestiscono il DOP abruzzese, dobbiamo aggregare. Noi dobbiamo fare in modo che i nostri comparti siano più aggregati, più uniti per fare massa critica, soprattutto nei mercati internazionali. Come dicevo prima, nel vino noi dobbiamo fare in modo che il vino da tavola non deve combattere con il mercato spagnolo. In Spagna si vende il vino da tavola a 2 euro a grado. Noi per remunerare al meglio i nostri produttori abbiamo bisogno di vendere a 4-5 euro a grado e quindi dobbiamo lavorare sul valore aggiunto, sul territorio, sulla specificità dei nostri prodotti all'interno della regione Questo Abruzzo. significherebbe per esempio che un Montepulciano di 14 gradi, e se ne trovano anche di 14 gradi e mezzo per esempio, in Abruzzo, verrebbe a costare 56-58 euro a bottiglia. Ma noi dobbiamo pensare a questo perché dobbiamo remunerare al meglio i produttori. Chi fa vino, chi produce vino va rispettato. Abbiamo il comparto vitivinicolo nella provincia di Chieti che è assolutamente importante, parliamo dell'80% della produzione regionale, la provincia di Chieti è la seconda provincia a livello Italia, dopo la provincia di Napoli per la produzione del vino. Lì ci sono tantissime cantine sociali, sono 33 cantine sociali che hanno bisogno di aggregarsi, di fare massa critica per combattere i mercati internazionali. Noi abbiamo il vino DOP che viene venduto immediatamente al 1° di marzo, quando si apre il mercato del Montepulciano DOP, già le quantità sono terminate, quindi le riserve e gli stock sono terminati. Invece abbiamo difficoltà di mettere sul mercato il vino da tavola, quel 1,8 milione di ettolitri prodotti nella nostra regione. Hanno bisogno di essere rispettati e lo dobbiamo fare attraverso una promozione dei regimi di E qualità come e mai anche. secondo lei il vino da tavola non... Cioè lei per vino da tavola intende quello da consumarsi sfuso? Quello non DOC né DOCG. Ah, ecco, quello, la produzione Esatto, base, diciamo. la produzione cosiddetta indifferenziata, Sì. vino Il da tavola, il vino comune. vino comune. Ecco, noi lì facciamo fatica a commercializzarlo in Italia e nel mondo perché c'è una abbiamo il mercato spagnolo che produce tantissime quantità di vino comune, appunto, e quindi noi facciamo fatica sul prezzo Però ad molte avere riscontri. cantine, se uno va in cantina, lo trova a 3 euro, a 2 euro al litro, lo può acquistare benissimo. Ecco, è quello forse il messaggio che non passa, nel senso che si Perché può andare dobbiamo. in cantina e prenderlo ad un prezzo accessibile per consumarlo. Poi e la qualità del vino è sempre È quella. sempre quella. Noi lì si tratta della filiera corta, del chilometro zero, È certo, assolutamente dobbiamo dal sostenere, produttore al consumatore. ma dobbiamo andare sui mercati internazionali se vogliamo avere le soddisfazioni reddituali più importanti, soprattutto dobbiamo guardare all'America, all'Asia, a ancora una serie di aree geografiche del nostro mondo che possiamo sviluppare e soprattutto possiamo aggredire per fare in modo soprattutto di fare economia e di dare risposte economiche importanti ai nostri Ma ci produttori. sono due o tre cantine, per esempio, che negli Stati Uniti sono fortissime, no? Nel teramano. Io ricordo per esempio Illuminati, una cantina di controguerra, che era la cantina che forniva il vino alla Casa Bianca quando c'erano i Bush. Per tutti, Bush padre e Bush figlio, Illuminati serviva il Ma vino. noi abbiamo tantissime cantine regionali che veramente hanno delle ottime performance in tutto il mondo per la loro qualità, ma anche per il loro posizionamento di mercato in tutti i paesi del mondo. E veramente tante cantine, soprattutto le cantine private, hanno avuto dei risultati brillanti per quanto riguarda la commercializzazione mondiale dei loro prodotti. L'export è il nostro futuro, ci dobbiamo lavorare, ma soprattutto dobbiamo recuperare redditività per diciamo, tanta parte dei nostri produttori regionali che non riescono ad aggredire i mercati internazionali. Parlo dei tanti produttori delle cantine sociali del Chietino. Loro hanno bisogno di essere remunerati maggiormente perché producono un ottimo vino da tavola, ma noi questo vino da tavola lo dobbiamo trasformare in vino DOP e soprattutto dobbiamo imbottigliarlo nella nostra regione per dare quel valore aggiunto necessario per dare reddito, occupazione, nuove imprese in quel territorio. L'export, diceva l'assessore, è il nostro futuro, l'Expo invece è il futuro Prossimo. prossimo e allora dopo la pandemia
pubblicità, parleremo anche dell'Expo 2015. Eccoci qua di nuovo dopo la pubblicità. Allora, dicevamo, lei ha chiuso prima della pubblicità dicendo l'export è il nostro futuro, sì, prossimo magari, però più prossimo ancora dopo il Vinitaly c'è l'Expo 2015 a Milano, dove l'Abruzzo sarà presente, e adesso vedremo come, e guarda caso il tema dell'Expo 2015 è proprio il cibo, quindi l'agricoltura, tutto quello che fa capo a quello che è il suo settore, poi, no? Le hanno dato da lavorare quest'anno? Molto, anche se per quanto riguarda l'export noi abbiamo una struttura regionale, Abruzzo Sviluppo, che guiderà questo processo organizzativo verso Expo, e in particolar modo con il lavoro del sottosegretario Camillo D'Alessandro, che sta seguendo con una delega specifica il lavoro dell'Expo. Ma come dicevi benissimo, direttore, noi saremo protagonisti all'Expo con la nostra agricoltura regionale. Nella settimana del protagonismo a luglio saremo presenti nel padiglione Italia, ma perché, poi... perché ricordiamolo, una settimana l'Abruzzo sarà dedicato ad ogni regione. La settimana dedicata all'Abruzzo ci sarà nel mese di luglio. La prima settimana di luglio sarà dedicata all'Abruzzo. Quindi il periodo è buono. Assolutamente sì, ci sarà un percorso emozionale all'interno del padiglione Italia. Questo percorso emozionale è realizzato dall'Università di Architettura di Pescara con la collaborazione delle altre università regionali, delle Camere di Commercio, dei GAL, di una serie di soggetti che animeranno il nostro Expo 2015 come Regione Abruzzo. Si mangerà inoltre, abruzzese? Assolutamente sì, inoltre come Regione stiamo allestendo la Casa Abruzzo, uno spazio di 300 metri quadri che abbiamo preso come Regione nella zona Brera di Milano, e lì ospiteremo una serie di eventi, una serie di attività per promuovere il nostro Abruzzo, ma soprattutto l'agricoltura abruzzese, perché Expo 2015 parla di cibo, parla di agricoltura, e quindi io mi auguro e sono sicuramente certo e sicuro che l'agricoltura abruzzese avrà un ruolo fondamentale e stupirà il mondo con la sua qualità e soprattutto i suoi prodotti. Beh, per promuovere il vino avete scelto il quartiere migliore, perché Brera è notoriamente la zona dove si consuma il maggior numero di bottiglie di vino, cioè la zona dei locali, quella dove c'è la movida, dove si va a bere, e quindi insomma lì siete nella pizza del formaggio. Sicuramente abbiamo scelto un'ottima location e cercheremo di animare questo spazio dedicato all'Abruzzo per tutti i 6 mesi di export, con una serie di promozioni, una serie di presenze, una serie di iniziative importanti che hanno l'obiettivo di promuovere l'Abruzzo agricolo nel mondo di export. Ecco, al di là del vino e dell'olio, che poi ovviamente sono i prodotti che porterete al Vinitaly e porterete poi all'Expo, quali altri prodotti dell'agricoltura regionale proporrete? Mi viene in mente la pasta. Ovviamente anche la pasta. Ovviamente. Abbiamo dei pastifici in Abruzzo. Esatto, di primo ordine, così come i dolci, una serie di altre produzioni specifiche, di nicchie della nostra regione. Anche la panificazione. Per la panificazione, ma anche i formaggi del nostro territorio, dalle lenticchie a una serie di altre produzioni tipiche di nicchie del nostro territorio che fanno parlare di Santo Stefano di Sessano. Assolutamente sì, come il carciofo di Cupello, come il tondino del Tavo, come la mortadella di Campotosto. Abbiamo una serie di produzioni locali che sono apprezzate nel mondo, il pecorino di Farindola. Pensate che queste adesso produzioni... Adesso dica la salsiccia di Torano, la può dire. Assolutamente forza. Sì, ma queste produzioni non riescono a soddisfare la domanda. Abbiamo una serie di produzioni di nicchia nella nostra regione che non riescono a soddisfare la domanda, perché l'offerta è così contenuta e limitata e la domanda invece è esplosiva, ma in Italia, ma soprattutto per quanto riguarda l'export.
Ci sarà la porchetta di Campli Anche. anche, che Campli farà una presenza Noi come importante. regione metteremo a disposizione questo spazio, appunto Casa Abruzzo, a disposizione di una serie di iniziative, eventi, proposte che arrivano dal territorio, dagli enti locali, dalle imprese agricole e non solo, che vorranno partecipare a Expo 2015 e noi come regione mettiamo a disposizione questo spazio per rendere l'Abruzzo, l'Abruzzo agricolo protagonista a Expo 2015. Questo ritorno all'agricoltura che c'è, quanto le fa piacere? Perché in questo momento il ritorno all'agricoltura, al di là della possibilità di posti di lavoro che può dare, però è abbastanza importante. È un ritorno all'agricoltura assolutamente importante. Innanzitutto guardiamo il dato dei giovani. Il 23% dei ragazzi dopo la terza media si iscrivono a istituti che guardano con attenzione e studiano il settore agroalimentare. Gli istituti tecnici agrari e le facoltà di agrari in questo periodo hanno un boom di iscrizioni e soprattutto chi si diploma all'istituto tecnico e chi si laurea alla facoltà di agrari dopo qualche mese trova un'occupazione. Non c'è fuga di cervelli in agricoltura. Questi sono dati importanti e per questo noi abbiamo concentrato tanta parte della dotazione finanziaria del prossimo PSR ai giovani e quindi riservare loro una grande opportunità per fare impresa, fare occupazione, fare ricerca, innovazione, studio, formazione all'interno del settore agricolo. Ci sono tantissime opportunità, questo settore non risente della delocalizzazione degli altri settori, non risente di una crisi profonda che attraversa gli altri settori dell'economia, come l'artigianato, come l'industria e il commercio. Ci sono una serie di opportunità anche finanziarie. Pensate, il prossimo piano di sviluppo rurale mette a PSR. disposizione, il PSR, mette a disposizione della nostra regione 432 milioni di euro. Gli altri fondi Sono tanti. sono tantissimi. Gli altri fondi comunitari, FSE, del Fondo Sociale, delle attività produttive, della pesca, sommati non fanno quello dell'agricoltura. Quindi un'attenzione da parte dell'Europa, da parte del governo centrale e in maniera forte e determinata da parte della Regione Abruzzo che cofinanzia per la prima volta i piani di sviluppo rurale. Noi nel bilancio che abbiamo approvato a Natale 2014 abbiamo messo a disposizione per il cofinanziamento del primo anno del piano di sviluppo rurale 9 milioni e mezzo di euro. Un'assunzione di responsabilità del governo regionale verso il comparto agricolo molto forte. Noi ci crediamo e devo dire che in questi primi mesi di attività come assessore trovo tantissima disponibilità da parte dei giovani regionali che vogliono avvicinarsi al mondo agricolo. In quanti, ecco, mi attacco con la domanda a quello che stava dicendo lei, in quanti vengono i giovani appena diplomati o laureati in assessorato a chiedere informazioni, notizie per avviare per fare una start-up, come si dice oggi, di un'azienda agricola? In tanti. Noi abbiamo approvato il piano di sviluppo rurale in giunta a dicembre 2014 e da lì abbiamo iniziato un tour per l'Abruzzo per illustrare le linee guida del piano di sviluppo rurale. E trovo in tantissime assemblee che facciamo tantissimi giovani che vengono a chiedere informazioni, approfondimenti, analisi, misure specifiche per loro per avviare un'attività agricola. Ma i terreni ci sono, c'è la possibilità, no, Scusate. prego, se vuole un po' d'acqua gliela Sì. faccio portare, se è Sì. possibile, appena la regia siamo pronti, un po' d'acqua gliela portiamo. C'è la possibilità ci sono i terreni. Allora, innanzitutto dobbiamo rinnovare gli attuali agricoltori. L'agricoltore in media ha 62-63 anni nella nostra regione, quindi c'è necessità di un ricambio generazionale, quindi trasferire l'azienda paterna ai propri figli. Inoltre c'è la disponibilità di una serie di terreni che possono essere affittati o messi a disposizione dai grandi proprietari che non utilizzano più i propri terreni a fine agricolo. Inoltre stiamo studiando come Regione Abruzzo una legge specifica per utilizzare i nostri terreni di proprietà regionale, di proprietà demaniali, per metterli a disposizione dei nostri giovani che vogliono fare impresa agricola nel nostro territorio. Ecco, una cosa che poi non aiuta, è quello che sta dicendo lei è vero ed è interessante, però poi bisognerebbe andare a spiegare, no? Come questa possibilità di mettere le tasse, l'ICI, la Tari sui terreni agricoli, eccetera. Quindi c'è questo fatto che poi in molti non riescono a capire.
Purtroppo quest'anno c'è stata la tegola dell'IMU sui terreni agricoli. È stata davvero una tegola inattesa per il comparto agricolo. Purtroppo il governo ha messo questa tassa sul nostro mondo agricolo. Noi ci siamo battuti come assessori regionali contro questa. Intanto le do l'acqua, così, Grazie. ecco, così riesce a schiarire un po' la voce. È vero, perdonatemi, abbiamo parlato tanto di vino. Se vuole posso portarle anche del No. vino, Dicevo, è stata davvero una tegola inattesa questa del limo agricolo. Il governo aveva necessità, diciamo, di quadrare la propria legge di stabilità e quest'IMU ha sconcertato tanti. E io mi chiedo, ma si va a colpire poi proprio il settore che è in ripresa, quello che ti può dare la possibilità di fare il salto di qualità o di tornare a È vedere vero. la luce? Mi Proprio sembra questo autolesionistico. abbiamo obiettato in sede di Commissione Politica Agricola a livello nazionale. Tutti gli assessori all'agricoltura hanno manifestato in maniera forte contro il governo, il ministro Martina, affinché soprattutto si modificasse. Il primo testo dell'IMU agricola era un testo irricevibile, tant'è che abbiamo battagliato molto per modificarlo. Siamo arrivati al secondo testo che ha ridotto di molto i comuni colpiti da questa tassazione. Ci siamo ripromessi ulteriormente di intervenire con una serie di emendamenti, due li abbiamo presentati come regioni a livello nazionale per fare in modo che la prossima annualità sia ancora più corretta, per fare in modo che questa tassazione non si abbatta in maniera forte e decisa su questo comparto che mostra qualche segno di ripresa rispetto agli altri settori della nostra economia. Ma secondo me è veramente autolesionistico fare una cosa del genere. È vero che la tassazione parte da una certa quota sul livello del Sì. mare, ecco. Però insomma per i terreni che hanno Ma soprattutto sui terreni che coltivazioni sono stati dati in a affitto dai vigneto, genitori cioè ai siamo propri lì. figli, è assolutamente insopportabile una tassazione del genere, perché noi stiamo sviluppando appunto questo ricambio generazionale e quindi deve essere accompagnato questo ricambio da una serie di agevolazioni fiscali e non di nuove imposte e nuove tasse sul mondo agricolo. Così come ci siamo battuti in maniera forte per la riduzione del carburante agricolo, negli ultimi 2 anni è stato ridotto del 23% la dotazione di carburante agricolo agevolato al mondo agricolo. Stiamo battagliando per questo, abbiamo avuto una bella vittoria qualche settimana fa per quanto riguarda i prati pascolo, la conservazione dei nostri pascoli, ma soprattutto dei nostri pastori, delle nostre gregge nel nostro territorio. Negli anni passati arrivavano operatori del nord, in particolare del Veneto, che venivano a colonizzare i nostri pascoli e soprattutto a drenare le nostre risorse derivanti dalla PAC e portare queste risorse nelle regioni del nord. E poi insomma è tutta lei diceva prima la filiera corta, ma c'è anche la filiera lunga, quindi Assolutamente. tassare o andare ad incrementare i costi per chi produce prodotti agricoli che siano poi biologici o non biologici, e poi è tutta una catena, nel senso che se aumento le tasse sul terreno agricolo dove c'è il grano, poi il grano va a costare di più, quindi chi lo acquista, acquista la farina ancora a prezzo maggiorato, aumenta il prezzo del pane, aumenta il prezzo della pasta. È un Noi cane che si morde la coda. dobbiamo sostenere questo comparto e tenga presente che la politica agricola comunitaria nei prossimi 6 anni consentirà all'Abruzzo di avere a disposizione 1 miliardo di euro, oltre 600 come previsto dal primo pilastro della PAC, quindi le sovvenzioni dirette ai nostri agricoltori, e 450 come piano di sviluppo rurale. Ci sono grandi potenzialità per questo settore, ma noi dobbiamo sapere soprattutto progettare, ricercare, innovare in questo settore. Il nuovo piano di sviluppo rurale guarda con attenzione alla formazione, alla ricerca, ai giovani in agricoltura, alle filiere chilometro zero e macrofiliere, all'aggregazione, alla cooperazione, alla competitività delle nostre imprese agricole, allo sviluppo rurale nel suo complesso, perché noi dobbiamo sostenere sia l'azienda agricola che opera in un determinato territorio, ma anche la comunità.
e quindi i servizi a quelle aziende, e aiutare i comuni, soprattutto i comuni montani, a fare in modo che possano preservare le comunità agricole, l'economia agricola, ma anche la conservazione migliore del nostro territorio che tanto ne ha bisogno, considerato i dissesti idrogeologici che abbiamo registrato nelle ultime settimane. E qui lei è un campione nel fare gli assist, perché uno degli argomenti poi è quello dei danni subiti dal mondo dell'agricoltura con le ultime piogge, le ultime nevicate. Ecco, stiamo assistendo ad una regione, soprattutto in alcune zone, che sta letteralmente franando. Cioè, stanno venendo giù terreni, stanno venendo giù parti di territorio. Ma questo perché accade? Stiamo assistendo. Ci sono posti dove forse sono state tagliate un po' troppe piante. Sì, il territorio regionale in questi giorni è flagellato dal maltempo e dal post-maltempo. Però non può essere solo colpa della pioggia. No, assolutamente. Noi siamo di fronte a un diluvio universale. Noi abbiamo utilizzato la nostra natura in maniera scellerata negli anni passati. Abbiamo costruito dove non si poteva costruire, ci siamo avvicinati troppo ai nostri fiumi, non li abbiamo rispettati, non abbiamo rispettato la nostra costa, così le nostre colline e soprattutto le nostre montagne. E quindi appena arriva la bomba d'acqua, che purtroppo arriva nell'ultimo periodo in maniera sempre più frequente, i danni sono enormi. La natura si riprende quello che non gli tocca. Assolutamente sì, noi non abbiamo rispettato la nostra natura. Quindi noi dobbiamo consumare il nostro suolo in maniera saggia, intelligente. Anzi, nei prossimi anni stiamo per approvare una legge regionale sul consumo del suolo. Prevediamo il consumo zero del nostro suolo. Dobbiamo solamente recuperare i nostri fabbricati e soprattutto mettere in sicurezza il nostro territorio. Il dissesto idrogeologico che registriamo in queste settimane è enorme. L'agricoltura in queste settimane non ha avuto tanti danni per quanto riguarda le colture agricole, ma ha avuto danni sulle proprie strutture. Noi abbiamo stalle, aziende agricole in tantissime difficoltà. Lei oggi per esempio mi diceva è stato qui vicino ad Atri dove è venuta giù una stalla. Esatto, poi sono stato un'altra azienda che non ha più la strada per arrivare al proprio stabilimento, alla propria stalla, e quindi tutti i clienti e i fornitori non riescono più a recarsi in quell'azienda agricola. Purtroppo abbiamo una situazione complessa gravissima, noi come giunta regionale abbiamo chiesto lo stato di calamità al governo centrale, ci auguriamo che le nostre richieste vengano accolte, il presidente D'Alfonso sta lavorando tantissimo presso il governo nazionale per avere risorse disponibili per intervenire all'interno della nostra regione. Tantissimi comuni hanno avuto danni enormi, oltre a quelli del maltempo abbiamo avuto danni arrecati dalla mancanza di energia elettrica, di servizi idrici, abbiamo avuto settimane davvero difficili. Però ecco, la colpa, adesso la faccio tornare sindaco per un attimo, e se accade tutto questo è anche di voi amministratori che magari avete concesso o permesso troppo. Questo è vero. Quando, i nostri piani regolatori, noi certo. Quando abbiamo redatto i nostri piani regolatori non abbiamo tenuto conto di una serie di difficoltà, una serie di fragilità del nostro territorio. Tutta una serie di aree R2, R3, R4 di fragilità del nostro territorio, ma anche del rispetto della costa, dei confini con i nostri fiumi, i nostri fossi, i nostri torrenti. Noi non abbiamo avuto rispetto della nostra natura, noi in generale, noi amministratori, noi gestori della cosa pubblica, e adesso abbiamo purtroppo registriamo solo danni, registriamo calamità, registriamo una serie di effetti negativi di questa mala gestione del territorio. Si può ancora intervenire per arginare, per ripristinare la situazione nel giro di poco tempo? Cioè c'è lo spazio e poi quanti sono stati i danni? Lei prima diceva che non ci sono stati grandi danni, però non ci sono stati grandi la produzione danni del grano, per esempio, che in questo momento sta venendo fuori e quindi qualcosa. Danni alle colture non ne abbiamo avuto così in maniera consistente, ma abbiamo avuto danni alle strutture agricole, quindi alle aziende, alla viabilità rurale, a una serie di aspetti collaterali all'azienda agricola in quanto tale, ma abbiamo avuto danni in generale nella nostra regione oltre 80 milioni di euro sicuramente, soprattutto per quanto riguarda la viabilità e il dissesto idrogeologico.
Lei è anche assessore alla pesca e mi viene da chiederle, no? Altro comparto dove i problemi non mancano. E siete andate a prendere tutte le rogne, però. D'Alfonso è stato È generoso con stato questo. generoso, in fatto di rogne è stato generoso. Ma insomma, condividiamo una serie di difficoltà in tutti i E comparti, certo, ovviamente. ma la Pensa pesca. all'assessore Mazzocchi che segue le emergenze, Ah, quindi. vabbè, sì, è stato nostro ospite la scorsa settimana e ne aveva di gatte da pelare. Il mondo, che sta accadendo nel mondo della pesca? Ma è possibile che una pratica che va avanti da quando è nato l'uomo oggi debba essere regolamentata da un righello dove si misura le maglie delle reti per vedere se quei pesci possono essere pescati, oppure dalle dimensioni delle vongole? Siamo alla follia pura, insomma. Innanzitutto, visto che ha fatto riferimento alle maglie, voglio salutare, voglio portare la mia solidarietà al peschereccio che è stato sottoposto a sequestro in C'è Africa. il pescatore di C'è Silvi che è anche ancora lì. Che c'è il pescatore di Silva, ma anche c'è un imbarcato che è di Torano, il è di nostro Torano, sì, un suo concittadino. Vincenzino Moro. Voglio salutare lui e la sua famiglia, voglio portare la mia vicinanza, così come quella del Presidente e della Giunta regionale. Ci siamo attivati verso l'ambasciatore, verso il governo nazionale, affinché questa situazione si possa risolvere nel più breve tempo possibile. Dunque, sono prigionieri in Senegal. In Gambia. No, in Senegal, Sì. in Gambia è successo l'arresto, però mi sembra che siano in Senegal. Ma io dico, ma ci avete già tanti problemi lì, adesso con tutto il rispetto per tutti. Ci avete già tanti problemi lì. Ci mandate migliaia di persone qui, mandate a misurare col righello le dimensioni di una rete da pesca e mettete in carcere degli italiani. Siamo Sicuramente fuori veramente dal mondo, sì, insomma. una situazione assolutamente complessa, complicata, con una serie di relazioni difficili con quella comunità, con quella nazione, per i problemi che ci sono in generale, ma soprattutto quelli a cui facevi riferimento per quanto riguarda l'Africa e i problemi di quelle nazioni africane. E ci spiace solamente registrare che abbiamo tantissime difficoltà nel mondo. E le nostre aziende che operano in quei territori operano con un rischio elevatissimo, così come quello del peschereccio posto sotto sequestro. Senta, e invece per quello che riguarda la pesca nei nostri mari, nel Mare Nostrum, come verrebbe da dire, no? Senza fare riferimento all'operazione ovviamente voluta da Alfano, a che punto siamo? Cioè, la marineria abruzzese che ha le sue problematiche anche, no? Anche qui per colpa dell'Europa che impone delle cose pazzesche, insomma. Sì, Ecco. Com'è appena la ci siamo situazione? insediati come giunta regionale, io penso il primo atto da assessore all'agricoltura, caccia e pesca, lo abbiamo determinato con l'approvazione di una delibera molto attesa dal comparto della pesca a livello regionale. Abbiamo sbloccato 2.600.000 euro di fondi per una serie di pescherecci della marineria di Pescara che avevano avuto difficoltà enormi per quanto riguarda Problemi enormi quella marineria pescarese, sì. Per quanto riguarda i disagi dovuti al dragaggio. Successivamente abbiamo sbloccato altri fondi del Fondo Unico della Pesca di 360.000 euro per le imbarcazioni del Cogevo, quindi delle vongolare, e proprio qualche settimana fa altri 200.000 euro per gli imbarcati del nostro settore. Abbiamo messo a disposizione 200.000 euro. C'è un'attenzione molto forte della Giunta regionale verso questo comparto. Inoltre noi gestiamo insieme a tutte le altre regioni italiane il FEP, il Fondo Europeo sulla Pesca, che a differenza degli altri fondi europei viene gestito direttamente dal Ministero. Qui è il problema più grande, perché quei fondi gestiti direttamente dal Ministero non corrispondono in maniera esatta alle esigenze dei territori regionali. Noi nella vecchia programmazione 2007-2013 abbiamo messo a disposizione del comparto 15 milioni di euro per quanto riguarda la nostra regione. Questi fondi sono stati erogati a tutto il comparto marittimo, manca ancora circa 1 milione di euro per quanto riguarda la gestione dei fondi messi a disposizione nell'ambito dei GAC. I GAC sono i gruppi di azione costiera
che fanno il paio con i gruppi di azione locale dell'entroterra agricolo, ma anche nel comparto marittimo, dove dobbiamo guardare con attenzione alla filiera corta, all'acquacoltura. Purtroppo nei giorni scorsi con il maltempo anche questi allevamenti, soprattutto di cozze, hanno avuto difficoltà enormi. Non la interrompo, sì, a caso, ha visto il servizio che è andato sul report l'altro giorno, dove si indicava il porto di Giulianova come quello più inquinato dal punto di vista della presenza di bottiglie di plastica o presenza di plastica all'interno del porto? Purtroppo sì. È inquietante. Purtroppo sì, è inquietante. Tant'è che è partito un progetto proprio quest'estate per fare la raccolta differenziata a mare e si sono resi disponibili soprattutto le imbarcazioni del COGEVO, che attraverso una serie di strutture messe a disposizione dal GAC, dal Gruppo Azione Costiera e quindi dalla Regione Abruzzo, abbiamo investito per fare la raccolta differenziata a mare. È un esperimento unico, è un esperimento pilota a livello nazionale per fare in modo che ci sia una responsabilizzazione da parte di tutti per la gestione della nostra risorsa, in questo caso della risorsa mare. Noi abbiamo delle grandissime potenzialità per quanto riguarda la risorsa mare, quindi l'economia del mare. Anche lì dobbiamo sviluppare la filiera corta, l'acquacoltura, una serie di interventi che sono possibili per rianimare un comparto molto, 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 che ha avuto tantissime difficoltà nel passato e che vive tantissime difficoltà oggi, ma attraverso la nuova programmazione del FEAMP, che è il Fondo sulla Pesca 2014-2020, che è una fase di negoziato a livello nazionale, possiamo dare delle risposte importanti alla nostra marineria. Bene, siamo arrivati alla fine, Assessore. È stata una piacevole chiacchierata. Assolutamente sì. Diamo l'appuntamento a tutti coloro che avranno la possibilità, e io spero che siano tanti, di essere presenti domenica, lunedì, martedì e mercoledì al Vinitaly. Visitate lo stand della Regione Abruzzo, il padiglione, padiglione 12, dove saranno presenti tutte le cantine vitivinicole. L'anno scorso, adesso chiudiamo con una battuta, l'attrazione fu il senatore Razzi al Vinitaly. Pare che torni anche quest'anno, quindi potete utilizzarlo come richiamo per coloro che vengono a visitare il padiglione, insomma. Però ci sarà la possibilità di assaggiare il vino, sì, soprattutto non dico più buono del mondo, però uno tra, io penso, tra i vini più, buoni del mondo. E noi possiamo comunicare l'Abruzzo sicuramente attraverso il nostro Montepulciano. Grazie, Assessore Pepe, buon lavoro. Grazie. Ci rivedremo poi a Verona, perché sarà, spero, mi auguro, nostro ospite qualche volta. Volentieri torno. I nostri collegamenti. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.